Fondazione Fertita Brescia, inviato per NeuroTV e per Cruising Life, per la gara più bella del mondo, la 1000 miglia. Qua potete vedere già i primi bolidi prima della puntonatura di domani, che si terrà in Piazza della Vittoria dalle ore 15 alle ore 20, e la partenza dopo le puntonature del mercoledì avverrà nel pomeriggio. Guardate qui anche queste fantastiche Bentley sponsorizzate a Chopard. Adesso passiamo alla storia. Questi modelli molto cabrio immancabilmente verranno bagnate, perché non c'è 1000 miglia che non sia bagnata. Una Fiat. Noi siamo qui ovviamente per fare un reportage sulle macchine americane che parteciperanno alla 1000 miglia. Tendenzialmente abbiamo una decina di macchine americane, di cui vedremo la prima tra poco, che è una Chrysler, modello 72 mi sembra, che di solito vince sempre qualcosa. Vediamo anche un Cipino Harley qua. Ed ecco che ci avviciniamo alla prima autovettura americana che sarà in gara a partire dal giorno mercoledì, con arrivo delle prime autovetture il venerdì sera. Come potete vedere dai bolli sul cofano, ha già partecipato a 1, 2, 3, 4 edizioni della 1000 miglia. Jeff Lotman e Adam Benning quest'anno correranno con il numero 228. Un altro bolide, dal numero 92. Guardate gli interni. Jaguar. Brescia, la mia città, che porta sempre in alto il suo nome per questa gara fantastica. Qua siamo in un parco chiuso di sole Jaguar. Ed ecco questa Bentley. Una gnocca che non guasta mai. Guardiamo anche dietro, perfetto, fantastico. La toppa piace sempre. Una Lagonda. Un Ferrarino, anche se questo non è in gara. Vi ricordo che domani saremo in Piazza della Vittoria per le funzionature con la nostra pin-up per eccellenza, pin-up di Pin-up Italia, appunto Daisy e Louise Bow Flapper. Qui abbiamo delle macchine di un certo valore che sono rimaste e saranno coperte fino alla partenza. E adesso andiamo a infilarci nel motore di questo vecchio bolide. Questa è una delle fortunate, perché sicuramente essendo coperta non prenderà acqua in questi tre giorni. Un'altra Haley Collection dall'Inghilterra. Vi ricordo che alla gara più bella del mondo partecipano autovetture da tutto il mondo, con piloti da tutto il mondo. Quest'anno sono 430 gli equipaggi che parteciperanno a questo fantastico evento, che vedrà le macchine partire da Brescia per arrivare a Roma e poi rientrare. Tre giorni
in questo fantastico mondo di quattro ruote e per, diciamolo pure, per ricchi. Ed ecco un altro modello storico. Questa assomiglia vagamente ai nostri hot rod, di cui l'amico Roberto Montaldo ne sa qualcosa. Ed ecco ancora dei pezzi storici. Per avvicinarci poi a una Fiat 600, mi sembra, non questa ovviamente. Guardate questa bestia. Fantastica questa 600. Nemmeno italiana. La numero 1. Il suo numero però. Ma il numero di gara è 457. Un'altra Bentley. Guardate e godete di questo regalo, di questo padiglione della Fiera di Brescia, che ospita un capitale in autovetture storiche. Ecco un'altra Chrysler, mastodontica, sicuramente con questa autovettura. I 2000 passa chilometri della corsa saranno fatti sicuramente in scioltezza rispetto agli altri modelli che avete visto. Sì, ci vediamo stasera. Ciao. Ho appena visto, vi ricordo che stasera gireremo sempre nel mondo delle autovetture, altre scene del film Amors, in cui avrò anche io una piccola parte. Io sono lo zio Neferdi, in trasferta per NeuroTV. Guardate anche questa spettacolare autovettura. Becker. Ho visto un altro pezzo storico là in fondo, anzi più di un pezzo storico, a partire da questo primo piano di questa Alfa Romeo. Proprio guardare e godere. Ed ecco una fantastica Bugatti. Guardate i comandi di questa Bugatti. Qui oltre alla benzina si respira storia. E passiamo a una fantastica per alcuni di voi e di noi nostalgici, signori e signori,
la balilla. Fantastica questa balilla da corsa, un bicolore, rosso e bordeaux. Guardate il particolare dei tenzi cristalli. Mi auguro per loro che non piova stanotte. E ovviamente durante la corsa, anzi, stanotte può anche piovere, che cazzo ce ne frega. Un altro mezzo fantastico. Macchina che arriva dal Montana. Ed ecco una fantastica Ferrari. Spinta da cavalli giapponesi. Guardate il passo del Japan. Eh? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Cronometrato anche quello. Ecco un altro gioiello, un Alfa Romeo. È un MG con tetto apribile e interni in pelle e legno. Guardate questa saponetta, fantastica, anche lei con il tergicristallo, cioè il tergicristallo, il parabrezza semidistrutto, anche la numero 64, belga, la Lancia. Guardate, signori, che Lancia. Mi sembra di essere un imbonitore che vuole vendervi le macchine, anche quell'altra Lancia là dietro. Vi ricordo ancora, 1000 miglia, potete partecipare alla partenza oppure alla punzonatura domani, martedì 14 maggio, dalle ore 15 in Piazza Vittoria. Le macchine scenderanno da Via San Faustino per transitare da Piazza Loggia e poi entrare in Piazza Vittoria per la punzonatura e per le verifiche tecniche. Mercoledì mattina proseguiranno le verifiche per le ultime macchine, dopodiché ci sarà la partenza mercoledì pomeriggio, intorno alle ore 15, da Via Re Buffone, già Viale Venezia. Per questa sera è tutto, amici di NeuroTV dello Zio Neferdi. Vi saluto e ci vediamo prossimamente. Ciao ciao!